Buongiorno a tutte giupine belle e anche giupini belli. In questo video, come avrete visto dalle immagini di anteprima, realizzeremo un piccolissimo portachiavi con la chiusura clic e clac. Una spiritosa miniatura ideale per regalini originali e super sfiziosi. La realizzazione è veramente facilissima e alla portata di tutti. Nelle prossime settimane vedremo anche insieme un'altra versione di portamenete in miniatura, una versione fruttosa a forma di fragolina e chissà, magari nelle prossime settimane vedremo anche qualche altra frutta o qualche altra idea. Giupine belle, spero che non vi siate perse nelle scorse settimane il video di questo portamonete, questo con la chiusura molla e un'altra versione di portamonete spiritoso per colorare la nostra estate. Mi raccomando, iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video, perché vedremo altre versioni di portamonete spiritosi per colorare la nostra estate, per fare qualche pensierino alle amiche. Detto questo ragazze, io vi lascio al tutorial per realizzare questo simpaticissimo mini portamonete. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacio a tutte, mi raccomando iscrivetevi. Baci baci, ciao ciao! Cominciamo avviando un anello magico di 6 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio di ogni giro. Continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse dovremo essere arrivati alla circonferenza che ci occorre per il nostro clic clac. Andiamo a controllare nella chiusura. Perfetto, siamo arrivati alla circonferenza desiderata. A questo punto continuiamo a lavorare però con dei giri di stallo, quindi continueremo a realizzare 30 maglie basse per i prossimi 11 giri. Terminati gli 11 giri di 30 maglie basse, appianiamo il nostro lavoro con 2 maglie bassissime e a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Ricordiamoci di tagliare il filo abbastanza lungo per poterlo utilizzare poi per cucire al clic clac.